Buonasera, buonasera, ben ritrovati sempre dentro l'armadio. Io un po' poca voce, ma non importa, faremo parlare di più Stefania Cattaneo. Buonasera, ben ritrovata. Buonasera, ciao Adriana, buonasera a tutti. Parliamo questa sera di un capo sotto i vestiti che però riempie i nostri armadi di noi donne sicuramente, no? Poi tendiamo anche ad accumularli, perché parliamo di reggiseni. Esatto, è un'esigenza che è nata proprio dalle puntate precedenti. Certo. Parlando di maglie, vestiti e quant'altro, cioè siamo resi conto che volevamo raccontarvi che cosa è meglio per l'underwear e quindi per i reggiseni, partendo dal presupposto che spesso abbiamo l'armadio pieno di reggiseni ma non sappiamo in realtà qual è quello che ci stia meglio. Certo. E magari donne che si accorgono dopo tanti anni di acquisti di aver sempre sbagliato la taglia, perché magari non sapevano che c'erano altri modelli o che c'erano taglie che magari andavano meglio. Allora questa sera vi facciamo un po' da tutorial. Tutorial, okay. Allora, ho il metro da sarta. Infatti il tavolo è pieno di oggetti, di metri e di pezzettini di reggiseni di qua e là, dopo vi spieghiamo tutto. Partiamo dalla taglia. Allora, dalla taglia, se in casa avete questo metro, ovviamente non quello rigido, questo da sarta, potete iniziare a prendere le misure. Le misure sono quella del torace, quindi passate il metro tutto intorno, ovviamente senza vestiti perché sennò siete falsati nella misura, sotto il seno e poi sopra. Quindi sopra il seno, nel punto più ampio, diciamo, e questa è la cosiddetta coppa. Così, facendo adesso un calcolo che vi facciamo vedere anche dall'immagine, così vi aiutiamo, potrete capire qual è la vostra taglia anche se acquistate per esempio online. Ormai certo, è un acquisto che tendiamo a fare. Quindi un XXS per esempio ha un sottoseno di 63-67 cm e un seno di 86-90 cm. Se invece la vostra misura va dagli 83 agli 87, sarete più vicini alla L per quanto riguarda il sottoseno e anche per il seno 90-600. Okay. Quindi così voi sceglierete il vostro reggiseno senza sbagliare in modo un po' più facile e semplice. E questo appunto è il tutorial della guida. Poi ti spiegavi anche la differenza delle coppe, no? La differenza delle coppe, perché spesso si pensa che ci sia una coppa, no? Che sì, quello io quando vado nei negozi anche di grido così, solitamente la coppa più gettonata è la B. È la però B. In realtà ce ne sono anche altre. La B è il nostro 38 di scarpe, è quello sì, che usiamo normalmente tutti, però ce ne sono altre e vi facciamo vedere come trovarle. Cioè, per misurare il giro soprasseno e trovate la coppa. Poi fate la differenza con soprasseno seno e sottoseno, la differenza in centimetri è la coppa, un esempio per il calcolo giusto, no? Il sottoseno di 85 centimetri, la taglia è la quarta, per la coppa come fate? Gira sopraseno 102, sotto 85, la differenza sono 17 centimetri, nella tabella guardate dov'è, ed è una coppa C. È una coppa C, quindi voi è una prendete... formula matematica. È una formula matematica. Misura sopra. Facciamo una cosa, mettiamo misura questa sotto tabella sui social. Certo. Così chi la vuole vedere la trova sui social di Stefania. E potete assolutamente capire che misura fa per voi, perché è fondamentale per evitare che escano i rotolini di ciccia dai bordi. Certo. Che magari invece... O che non sostenga bene, che esca il seno da sotto. Cose che capitano un po'. Cose che voi umani non avete mai visto. Va bene, adesso poi tu spieghi anche la differenza tra seno piccolo e seno grande. Questo è il reggiseno furbo del seno piccolo. È il reggiseno furbo, perché chi ha il seno piccolo ha la fortuna di poter indossare dei modelli in pizzo o che sono poco contenitivi, e quindi con un seno grande non riuscirebbero a fare il loro effetto. Invece risultano vezzosi, carini, e anche con questi fili che sono veramente all'ultimo grido, all'ultima moda della primavera 22. Però tu hai detto una cosa interessante. Sì. Tu hai detto che al seno piccolo ha meno problemi, sostanzialmente. Ha meno problemi perché... Però se pensi che un sacco di ragazze in realtà vogliono ingrandirselo, questo sembra quasi una contraddizione. Assolutamente, ci sono un sacco di VIP che invece valorizzano e stanno cercando di portare avanti questa cosa del seno piccolo, proprio perché risulta meno volgare in certe situazioni. Certo. Poi se voi pensate anche una banale foto, con il seno grande risulta tutto un po' più tondo, un po' più pieno, invece col seno piccolo comunque... Cioè valorizziamo... Tu dici seno piccolo, valorizziamo. Chi ha seno piccolo non pensi
di essere meno, di avere una diminuzione in qualche modo, perché ha tanti lati positivi, è questo che risulta stai dicendo. Meno volgare, questo sicuramente, nell'utilizzo di certi modelli magari in pizzo prorompenti o di certe maglie, non ha bisogno di tanto sostegno, quindi può usare anche dei modelli a volte vezzosi che sono belli, ma chissà che ha tanto seno, dice no, io questo non lo posso usare, certo, perché non mi sostiene. E quindi questo è il pro delle seno piccolo. Invece c'è anche il seno grande, che spesso, ma non sempre, è associato alle donne curvi. Eccolo qua, quindi i modelli, infatti la seconda è curvi, la prima no. La prima no, e utilizzano questi reggiseni con delle spalline un po' più grandi, come queste che abbiamo in studio. Perché sostengono di più, ovviamente. Sì, sostengono di più rispetto a quelle piccoline, e chiaramente sono più confortevoli. In effetti è vero che chi ha il seno più grosso ha più difficoltà, deve anche prendere reggiseni che sostengono di più. E anche per la schiena. Anche per la schiena, certo. Poi anche per fare lo sport è più complicato, no? Anche per fare lo sport, che ha il seno piccolo può mettersi qualsiasi cosa, che ha il seno così grosso deve mettere dei reggiseni contenitivi, se no fa male correre. E no? Si fa fatica, c'è proprio, certo, dolore fisico e si fa fatica. Il terzo tipo di seno, il seno cadente, l'hai definito? Seno cadente. C'è questa terza tipologia. È una tipologia, ai noi, comune, che vede in questo tipo di reggiseno sicuramente un sostegno, che consigliano anche i dottori per quanto riguarda la fascia sottostante, perché sì, va benissimo. Invece la parte sopra, così un po' molliccia, ovviamente va bene magari per fare alcuni tipi di sport, è confortevole magari di notte, quello che volete, però chiaramente non sostiene, allora non sostiene dal punto di vista estetico, e quindi non va bene. Un push up piuttosto che un reggiseno che è in grado di portare in alto il seno sicuramente aiuta in questo caso. E poi comunque chi ha il seno piccolo, tornando anche al seno piccolo, c'è questo trucco delle coppe in silicone. Beh, non solo che al seno piccolo, in generale. Ah no, un po' per tutti, anche se si fa forse eccole fatica. Qua. Allora, la coppa in silicone, lì poi sotto è spiegato nella foto che hai scelto, ma in realtà lo scopo è non avere spalline, non avere ganci da nessuna parte, no? E si può riutilizzare, perché lì dice, vedi, la lavi sotto la doccia, la appendi e la rimetti. Queste sono coppe in silicone che adesso, con vestiti da comunioni, cresime, matrimoni, eventi e quant'altro, estate, vanno benissimo. Sono perché non si vedono le spalline sopra, le spalline dietro, e quindi puoi avere tutte le scollature del mondo. Oggi lei è scollata, io no, però è vero. Però il dramma è che spesso si staccano. Si staccano. Durante la cerimonia io avevo una cugina che mi ha seguito, no, per tutto il matrimonio, mi diceva aiutami, cosa è successo? Mi è caduta il silicone qua, sì, come facciamo? E insomma, perché soprattutto col sudore, soprattutto d'estate, è chiaro che l'aderenza non resiste tanto. È tutta una questione di aderenza. Allora, noi abbiamo una controproposta, sì, diciamo, al quello silicone. Che si chiama, tra di noi lo chiamiamo scotch, ma non è scotch. Uno scotch che sembra un po' lo scotch dei dottori, per intenderci, che ha varie forme, li trovate su internet, nei negozi, dovunque voi volete, e potete o mettere la forma che è più congeniale al vostro vestito, come in foto, oppure intanto anche tirarla su nei punti in cui voi avete bisogno di sostenere, perché magari c'è chi ha il seno separato, vuole unirlo, c'è chi ha il seno un po' su, un po' giù, vuole tirarlo, e quindi potete un po' dargli la forma che preferite. Oppure preformati, come per esempio questo un po' a nuvoletta, poi ne abbiamo un altro un sì, po' più grande. Questo sta ben appiccicato, perché c'è proprio, è come se fosse il cerotto senza garza, e quindi sta molto appiccicato, anche col sudore resiste. E resiste, quindi è una soluzione alternativa, anche se è un po' leggero. Ovviamente quello in silicone dava anche un po' di volume. È un po' di sostegno. E questo, esatto, dovete accontentarvi di quello che vi ha offerto madre natura. Sì, esatto, copre e basta. Copre però e alza. La mia idea è fare una coppa di silicone con dentro lo scotch. Oppure addirittura, sì, perché così almeno dà volume, ma è appiccicato. Non lo brevettiamo. Vai, va bene, sono con te in questa cosa, non diciamola troppo. Qualche uomo addirittura ha usato questo scotch perché aveva magari delle magliette che intravedevano, erano un po' trasparenti, magari si vergognava, dice io mi copro il capezzolo e con lo scotch. Ah, sì. E quindi va un po' bene per tutti. È un po' di moda, diciamo che è un po' di moda. È un po' di moda. Va bene, vediamo indosso, quindi. Indossato
anche vari modelli con tutta una struttura eventualmente per quelle maglie che vanno tanto di moda, super scollate, ovviamente chi se la sente questo è molto bello di metterlo, questo è molto bello perché si chiude, quindi dà un ulteriore supporto. Eh sì, questo è più difficile che cada, sì. No? Cioè, o va giù, ma non, o va giù tutto, o resta. Va giù tutto, ma non ne perdi un pezzo durante il matrimonio. Va bene, e vediamo qualche trucco. Qualche trucco non è necessariamente legato a delle coppe adesive, ma degli intrecci che potete creare con il vostro reggiseno, eventualmente comprandolo anche che sia fatto apposta. E qui in questo caso, per esempio, avete tutta la schiena libera di mostrarla con delle maglie come vanno di moda oppure quest'estate. Oppure proprio con una scollatura, che quest'estate appunto vanno tanto di moda, non si vede questa cosa orribile del reggiseno. Oppure, come vi consigliavamo con la puntata dei costumi, utilizzando anche un costume, se avete la maglia a fiori potete usare il costume a fiori, se avete quello con i brillantini con la maglia che si muove un po' va anche bene. In questo caso sta bene, il pezzo di costume dietro sta bene, se no usate questi accorgimenti. Abbiamo anche ci sono delle idee che vuoi far vedere. Delle idee qua per le nostre spose che scelgono invece degli abiti magari con la schiena fuori e possono usare anche dei body, in questo caso hanno le spalline trasparenti. Però quello tu parli di sposa, ma in realtà un vestito da sera magari non proprio più così, però un vestito da sera con la schiena nuda ci può stare, certo, anche . Se non si sposa. No, certo, fatto a body che appunto in questo caso dà un po' una silhouette a tutta la figura e sostiene, che ovviamente il comfort e il sostegno sono i due elementi fondamentali del reggiseno perfetto. Esattamente, mentre non sono più di moda, ma lo sono state una decina d'anni fa, le spalline trasparenti. Le spalline trasparenti sono state gettonatissime negli anni 2000 e 2000 anche o qualcosina in più, poi si è scoperto che si ingiallivano tanto. Perché teoricamente appunto col vestito senza spalle, un vestito così a barchetta, tu vedi solo questa cosina che sembra un pezzettino di scotch, non lo noti, poi in realtà dopo tre volte che lo mettevi era giallo, era o diventava opaco, no, perché dovrebbe essere trasparente e lucido, diventava opaco. Adesso era considerato poco elegante, orrendo. Mentre ai tempi, cioè, ha fatto il suo boom, ha fatto il suo momento è passato e per non tornare. Quindi qualcuno... se le avete nell'armadio direi che queste le possiamo buttare. Queste via. Li possiamo buttare, al massimo li ricompreremo se proprio. Esatto, sì, non è grande spesa, eliminateli. Va bene, e ecco invece l'altra cosa della coppetta. Estraibile. La coppetta estraibile serve sicuramente se voi avete magari un giorno una maglia che necessita di un décolleté più abbondante, un giorno invece vi sentite... Ma usano ancora questi estraibili? Perché io non l'ho più visti. No, usano ancora, in questo caso anche il ferretto, come vedi la signorina sta estraendo addirittura il ferretto estraibile, che lo addirittura può togliere. Addirittura il ferretto estraibile. Esatto, e la coppa, perché ci sono molte donne che hanno un seno differente dall'altro, allora a quel momento tu puoi togliere una coppetta e bilanciarli. Esatto, se invece non hai problemi di asimmetria è solamente come dicevi tu, se vuoi una sera hai un vestito che sembra proprio prosperosa, l'altra sera vuoi essere quella che sei tu, togli e metti, è tutto togli. Lavabile e quindi è... Ma poi qualcuno toglie e mette, questo ce lo diranno a casa, se si impigrisce. E se poi lo lasci sempre lì, e poi quando lo lavi, se lo lasci dentro esce in ogni Però caso. Ci sono delle funzioni proprio dei nostri reggiseni, come per esempio le l'aggancio che ha tre fasi. Sì. Bisognerebbe agganciarlo tre gancini, sì. A quello non hai, più quello piccolo. Non ce l'hai nella tua armamentaria. No, ho le varie spalline che possono essere mostrate, questa è di un reggiseno che può andare proprio come dicevamo quello piccolo, quasi a collana. Sì. E appunto i tre gancini del reggiseno hanno tre gradazioni, l'ultima è per quando si smolla. Perché man mano che lo tenete, dove lo stretto sempre di più, cioè. Quando arrivo all'ultima tacca vuol dire che la vita è breve a quel punto. Poi lo saluteremo. Poi lo saluteremo per sempre. Va bene, l'altro accorgimento è questo che hai detto tu, e lanciamo il modello della bralette della che è il bralette modello dell'anno. Assolutamente primavera estate ormai 2022 ed è super super di tendenza, vi diremo e vi sveleremo come utilizzarlo in modo inaspettati. Questo è un reggiseno tra l'altro consigliato oltre che al push up e a dei reggiseni a balconcino per chi ha il cosiddetto seno east west, ovvero uno guarda ovest e uno guarda est, sono un po' separati e bisogna cercare
di raddrizzarli, di farli guardare dalla stessa parte. E allora ecco perché tu parlavi sia del push up sia della barletta. La barletta sarebbe un push up però con più pizzo, no? Con più pizzo e anche una parte di sostegno sotto. Sì, cioè sotto il ferro, vediamolo, quello qua, c'è un pezzo di pizzo come vedete sotto il vero e proprio reggiseno e poi la spallina è più larga. Certo, se avete le cosiddette canottierine o una maglia come la mia un po' da non va bene la barletta. Da costume, diciamo, non va bene. No, devi essere vestita che cioè deve essere un po' più coperta, sì. Perché la barletta non è per le eccessive scollature, questo decisamente. A meno che, ma ve lo diremo dopo, io lo dico subito. Lo diciamo dopo. Va bene. Ci sono dei trucchi anche qua. Quindi per vedere i nostri trucchi ci fermiamo qualche istante, a tra poco. Rieccoci. Allora, parliamo sempre di reggiseni, abbiamo parlato di vari modelli, abbiamo parlato della bralette che è il modello di questa primavera estate 2022. Adesso vediamo anche i colori. Hai scelto un bel viola tu per far parlare di colori. Un bel viola, avrei potuto scegliere il nero che va sempre bene. No, il nero tutti. È banale, lo sanno tutti. Io ho delle amiche che mi dicono io solo nero e bianco, ma che noia. Ma che noia. Sei d'accordo? Sì, è un viola per esempio sarebbe consigliato se avete un incarnato chiaro, perché comunque diciamo che evitare sicuramente il bianco, i colori chiari che rischiano di diventare un tutt'uno con il corpo, prediligendo invece proprio un intimo colorato che può essere sì viola, blu, verde scuro, prugna, ma anche un fiorato per dire su una base scura che comunque dà energia. Ecco, dà il fiorato usa ancora il fiorato, l'intimo fiorato? Ah, abbastanza. O è meglio la tinta unica? Ma quest'anno è proprio di tinta unica. Quest'anno anche è di tinta tinte fluorescenti. Ok. Un giallo, ecco, un verde. Qua guarda questo bel giallo che hai preso. Un giallo, questo in caso fluorescente, se avete la pelle olivastra vi orientate su questi colori che vanno bene anche quelli pastello, che sono all'ultima moda, bianco, l'azzurro, il rosa, in generale le tonalità chiare. Questo giallo è una via di mezzo tra una bralette e un push up. Sì, e ha questo dettaglio moda un po' sensuale di queste quasi ali, non so come possiamo chiamarle, che però servono secondo me per tenerlo bene appiccicato al corpo. E hanno la loro funzione. Hanno, esatto, perché c'è tutta un'architettura, un'ingegneria, non è che sono messi a caso quei pezzi, no? Perché servono per sostenere bene. Va bene, allora la barlette, visto che è la mia preferita, sì. Tu hai scelto una barlette sexy e una sportiva. Allora, una sexy e una sportiva. Partiamo dalla sexy. Partiamo che dalla è quella sexy. Alle nostre spalle. È un modello di super tendenza che voi adesso, vista così, forse non ci fate caso, ma quante donne avete già visto con la t-shirt bianca e sopra la bralette? No, cioè sotto la maglietta. Sopra. È una nuova tendenza. Sì, non hai una foto, accidenti. No. Ma questa l'avrete vista mille volte. Fateci caso. Sì. Sono delle magliette con sopra una bralette che può essere un po' più morbida. Come se fosse un corpetto. Già incorporato. Sì. Molte brand lo fanno già incorporato e alcuni invece scelgono di indossarlo con la propria t-shirt. Però la barletta così può anche fare da sottogiacca. Può fare anche da sottogiacca. Questa è molto di tendenza. È un modello base, tra l'altro, e ha proprio il segno del seno che è all'ultima moda. Sì, sì, questa secondo me è sotto una giacca nera è bellissima. E si usa proprio andarci in giro, eh? Quindi è un intimo che diventa anche capo d'abbigliamento. Capo, quest'anno è proprio tutto corto, giacca, pantalone a vita alta, non c'è bisogno di avere la pancia piattissima, non c'è bisogno, Questo è un conforto per tutti. È un conforto perché comunque con i pantaloni magari a palazzo alto e la bralette, cioè c'è pochissima pancia. Non si vede, non si se vede avete rotto di ciccia non si vede. Non si vede quasi e con la giacca sopra dà anche l'effetto magro, quindi siete a posto. Giacca un po' oversize. Oversize. E quella va sempre bene. Va bene. Se invece vi sembra troppo un modello magari sexy, c'è anche il modello sportivo. Eccolo qua. Che però può fare lo stesso utilizzo. È sempre una bralette questa. Questa è una bralette sportiva con addirittura le coppe preformate dentro, quindi sì. Comunque anche abbastanza questa è proprio per andare a correre, no? Per andare a correre, però, io se per tu ci correre, pensi anche così, con anche. Una giacca, certo, ah, sì, una giacca sportiva. Come sotto, sì, questa qua? Come sotto. Ah, questa è interessante. Cioè, quelle sì. Che uno considera appunto come capo per andare a correre possono diventare con delle sottogiacca. Con una felpa larga, si può andare in giro benissimo con queste. Anzi, è proprio di tendenza. L'altra cosa di tendenza che hai scelto sono queste canotte con reggiseno incorporato. Ecco, questa a me colpisce molto. C'è un negozio, una nota catena di abbigliamento underwear e sopra
giapponese, sì, non dico altro, che ha tutto una parete piena di queste. Io non riesco a essere convinta. Tu cosa dici? No, io sono convinta perché praticamente. No, non le comprerò però. Cioè, uscita da qua vado a comprare. Non l'hai ancora comprata. Non l'ho ancora comprata, ma la comprerò perché mi sembra un'idea geniale per sostenere senza avere il segno del doppio reggiseno. Perché poi queste canotte fatte così veramente è difficile, a meno che tu non sia una che non usa il reggiseno e che si può permettere di andare in giro allegra così con la canotta. Normalmente uno poi ha il problema: due spalline, si vede sotto il reggiseno. Invece così liberi tutti. Soprattutto quando metti la canotta. Però io mi chiedo, adesso che estate, la canotta l'abbiamo tolta quasi tutte. No, così ci devi andare in giro, così. Ah, non è una canotta intima. È una canotta intima d'inverno, ma la vendono anche per andare in giro. E io so a cosa ti riferisci, ecco, perché è questa qua. Ah, fantastico. Quindi questa è per andare in giro, bellissimo. Allora questo sì. Vero. Questo sì, perché appunto ti sostiene, ti dà volume. Magari anche la prenderai nera, non la prenderai color carne. Esatto, perché se mi fai vedere questa che è color carne, penso che sia una nera. Sembrava molto da intimo questa. Esatto, invece se la prendiamo nera, allora dopo vado anch'io a comprarla. Corro prima di te, vado di comprarla nera. No, non è una cattiva idea. Va bene, adesso diamo dei trucchi. Come aumentare il seno? Come aumentare il seno? Perché nonostante... Questo è meraviglioso. Quando l'ho visto ho detto, questa è fantastica. Nonostante vi abbiamo decantato per quasi tutta la puntata l'essere bello di avere un seno piccolo, in realtà molte desiderano ancora un seno prosperoso, oppure c'è chi lo ha ma a volte vorrebbe valorizzare la scollatura. Natalie Boucher, eccola qua, una blogger australiana che ha, cioè questa aumenta il seno di 3 taglie in 6 minuti. Cioè, ma vabbè, ma questa è una maga. È una maga e usa il cuturing. Sì, è un effetto otto di cuturing, quello che noi vi abbiamo insegnato a usare con il trucco, no? Per evidenziare gli zigomi, no? Il naso sottile, il contorno mento, no? C'erano tutti questi trucchi, poi un giorno magari vi facciamo vedere, vanno bene anche nel décolleté. Allora, questo è un tutorial, praticamente, vediamo la prima fase. Dovete partire dalle costole qui. Dalla clavicola. Sì. Dalla clavicola. E utilizzare il colore scuro, di fondotinta scuro, per segnare la parte sopra e sotto l'osso della clavicola. Ok, e infatti si vede, sì. Poi riempirlo invece con un colore più chiaro rispetto alla vostra pelle per dare l'impressione del rilievo e quindi sfumarlo. E questo per quanto riguarda in alto la clavicola. Invece, per il seno vero e proprio. Fate una V, come quella parte così, di che dicevamo del reggiseno, esatto. Eccola lì, cioè, lo vedi nella seconda foto. Fate una V e mettete lo scuro. E poi la parte più chiara invece centrale. Sfumate Aspetta, anche me la fai rivedere, Ambra, per favore. Perché fate la V, ma poi anche nelle ascelle c'è la striscia. Sì, lei ha fatto 6 minuti, quindi è andato praticamente a... Il bianco dove lo metti? Il bianco lo metti di fianco allo scuro. Sotto? Sotto. Ah, sotto metti il bianco. Ok, poi sui sfumi. Seni praticamente un pochino di sfumi. Bianco. E poi sfumi e hai questo effetto. Poi se mettete un push-up siete a posto. Vabbè, col push-up lo faccio anch'io, però questo è un trucco ottico. Cioè, questo è un trucco totalmente ottico. Sì, bisognava che lei facesse vedere prima e dopo. Prima praticamente è la prima foto. Cioè, comunque sì, effettivamente sono 3 taglie in meno. No, fantastico, questo lo faremo tutte. Lo faremo tutte, questo dai. Lo faremo tutte, assolutamente. Basta avere, come con il cuturing, ma io immagino avrete già comprato, certo, questa cosa, uno più scuro, quindi 2 toni più scuri della pelle, un tono più chiaro, almeno esatto, uno o 2 più chiari. Esatto, ma comunque adesso cominciano a venderli i set. Sì. E quindi li troviamo tutti insieme. Sì. Va bene, valorizzare seno piccolo. Come valorizzare seno piccolo? Se qui non la volete tecnica, aumentarlo con l'altro trucco. La tecnica è praticamente come quella dei vestiti, cioè distogliere l'attenzione. Certo. Quindi se io ho un seno piccolo, ma la vita stretta, mi concentro sulla vita. Sì. E quindi utilizzo dei modelli che una col seno grosso risulterebbe volgare, un po' più carini, piuttosto come questo e mi concentro su magari un braccio un po' più sodo piuttosto che sulla vita e distolgo. Sì,
poi c'è anche questa collana, no? Che anche questa distoglie. Certo, perché con anche gli accessori e tutto qua. Sì, questo una calzino grosso non se lo può mettere decisamente. No. Andiamo avanti. Un altro top, adesso vediamo un po' di idee. Tra l'altro quest'anno va proprio di moda per questa estate, non solo il top corto, ma anche questo tipo di scollatura in particolare. Quindi questa asimmetrica. Asimmetrica, quindi una specie di lupetto quasi, sì, che però lascia fuori la... non è un monospalla completo, non è un monotaspalla completo, e lascia fuori una parte di spalla, parte di spalla e di petto, e no? Di pelto. Dall'altra parte, quindi la scollatura è minima. Va bene, e poi hai fatto vedere anche dei top moda. Dei top che, ecco, sono proprio di questa. Beh, io poi ho seguito le indicazioni, quindi mi sono messa un certo po' sull'onda, come dei costumi, quindi accollati. Ecco, quindi usa l'accollato. L'accollato corto. Con questo la corto spalla però fuori, chi ha la pancia, vabbè, però tu dici si questo non va neanche tanto ritalta bene per chi ha le spalle molto grandi, perché fatta così cioè ingrandisce proprio la spalla. Ah, ecco, ok, quindi la donna clessidra, no, o al triangolo invertito, la Federica Pellegrini, così, non va bene. Chi ha le spalle grosse è meglio che non usi questo tipo di maglietta, perché si evidenzia ancora di più la spalla grossa, invece la spalla di, grossa di smorzarla viene evidenziata. Ecco, poi parlavi dei sottomaglia, giusto? Sottomaglia, perché diciamo che per arrivare in conclusione però della nostra puntata quasi, non abbiamo detto che importante non è solo quello, cioè come rende il reggiseno, ma anche che non sia ingombrante sotto alcuni tipi di maglie. Questo reggiseno, che è bellissimo se volete sì fare l'effetto con giacca che si vede, ma se non si deve vedere sotto una t-shirt è terribile, perché è tutto arruffato sopra e è proprio un reggiseno che ingombra. Questo deve vedersi, certo. Quindi questi reggiseni, mi raccomando, con i puntini state attenti quando sono le fantasie in rilievo, sì, tipo gli Swarovski. Sì, tutti, certo, gli Swarovski sono bellissimi, ma poi rischi di averlo dentro l'armadio e di non tirarlo mai fuori, sì, perché poi sotto, se non sei un tipo, adesso quest'anno va anche di moda tirarli, farli mettere in mostra il reggiseno, però gli altri anni che magari li lasciavi lì e dici sotto la maglietta non... No, sotto la maglietta no, se è ingombrante no, come questo. Quindi questo è un bellissimo sottogiacca. Occhio, questo è bellissimo. Questo è un bellissimo sottogiacca. Ed allora è un colore moda. Ed è quasi veri peri. E la giacca e la bralette, infatti tu hai fatto l'esempio. Ecco, finalmente vi abbiamo mostrato quello che vi abbiamo raccontato, come poter andare in giro e come vedete. Sì, a me non convince la giacca oversize, invece è tanto di moda. Tanto di moda? Sì. Perché non ti convince? Perché secondo me non valorizza niente della figura femminile. Ma maschera tutto fuori. Ah beh, sì, lì però è scollata con la pancia fuori, se però non se capisci non niente, cioè mi sembra un sacco che metti su una donna e la mortifica, mi dà l'idea che mortifica il corpo femminile, ma è una mia idea, probabilmente mi sbaglio, invece sì, tu dici no. No, a me piace molto e trovo che sia anche un buon trucco per nascondere i difetti. Nascondere i difetti. Tu dici fai vedere quello che vuoi. No, è morbida, è un proprio un gioco, no? Quasi. Sono tutte un po' cose vedo, conformate, non vedo. Sì. Adesso comincerò a comprare anche l'oversize, allora non posso non avere nel mio armadio una giacca oversize. Dopo questa puntata dobbiamo comprare il reggiseno. La canota con reggiseno. E bene. Va bene, direi che non così ci fa benissimo. No, vabbè, però è anche divertente. Va bene, dopo queste massime direi che possiamo salutarci. Assolutamente sì. Ringraziare la regia. Grazie a tutti, grazie per averci seguiti. Mi raccomando, le indicazioni per le taglie le trovate sui social. Esatto. Seguiteci sempre sui social, perché vi facciamo le cose più importanti e ve le facciamo rivedere lì. Arrivederci, buona serata. Ciao.